بسم الله الرحمن الرحيم. النومي دي الله الكلمنتي اي المزركورديوزو. النوسترو سيرموني اوجي بورتا التيتولو Approfittare le stagioni di obbedienza e delle buone opere. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che disse nel suo nobile Corano: affrettatevi al perdono del vostro Signore e al giardino vasto come i cieli e la terra, e che è preparato per i timorati, quelli che donano nella buona e nella cattiva sorte, per quelli che controllano la loro collera e perdonano agli altri, poiché Allah ama chi opera il bene. È testimonio che non c'è divinità oltre ad Allah, l'unico, senza alcun sucio, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Ci sono giorni benedetti da Allah, l'Altissimo, in cui la ricompensa delle opere pie viene duplicata e si aumentano le beneficenze e i gradi, ed Allah, l'Onnipotente, esorta i fedeli ad avvicinarsi a Lui ogni momento. E il saggio è quello che approfitta questi giorni portando dentro di sé una sincera intenzione e svolgendo gli atti di culto al modo migliore, avvicinandosi ad Allah con tante opere di carità, esponendosi alla grazia, alla clemenza e alla misericordia di Allah. Di questo disse il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui: Allah ha forme di misericordia nel vostro tempo, esponetevi ad esse. Possa uno di voi essere toccato da una misericordia, quindi non sarà infelice. Non c'è dubbio che noi viviamo in questi giorni una delle migliori e sublimi stagioni, in cui la ricompensa diventa grandissima. Le buone opere saranno ricompensate più di altre opere negli altri giorni e svolte in altre stagioni, e sono buoni giorni graziosi e graditi da Allah l'Onnipotente. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, spiegò il valore e la grandezza di questa stagione dicendo: Allah l'Altissimo ha giurato nel nobile Corano sull'importanza di questi giorni, dicendo: per l'alba, per le 10 notti e per le pari e per il dispari. Gli studiosi religiosi spiegano che le 10 notti sono quelli primi 10 giorni del mese di Zu al-Hijjah, quando Allah l'Altissimo giura in nome di queste notti. Questo attesta la loro importanza e il loro elevatissimo grado. Ci sono benefici per queste notti menzionati nel nobile Corano, dove Allah l'Onnipotente disse: per partecipare ai benefici che sono stati loro concessi ed invocare il nome di Allah nei giorni stabiliti sull'animale del grigio che è stato loro attribuito in nutrimento, mangiatene voi stessi e datene al bisognoso e al povero. Questi sono dei giorni speciali in cui il musulmano svolge tanti atti di culto, come la preghiera, la carità, il digiuno e il pellegrinaggio, atti che non si fanno insieme in tutti gli altri giorni. Sono i giorni più favoriti da Allah, da parte di Allah l'Altissimo. Le buone opere in questi giorni sono più amate da Allah che altre opere nel resto dell'anno. È una stagione di beneficio divino, è una via della salvezza ed è un campo di competizione per le opere pie. Di questo disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: non vi è più virtù nel gradimento di Allah in nessun giorno che in questi giorni, cioè nei primi 10 giorni di Zulhijjah. Loro e compagni chiesero: o messaggero di Allah, nemmeno la lotta sul percorso di Allah, cioè la jihad, rispose:
Sì, nemmeno la lotta sul sentiero di Allah, tranne un uomo che esce sul sentiero di Allah con la sua vita e la propria vita e non ritorna con nessuno di loro. Per questo motivo il musulmano deve cogliere questo grande beneficio e la grande ricompensa tramite l'avvicinarsi ad Allah, l'Altissimo, con il compimento di tutte le forme di adorazione e gli atti di culto. Tra gli atti di culto che avvicinano il credente ad Allah in questi giorni c'è Al-Hajj, cioè il pellegrinaggio, da parte di chi potrebbe farlo. Ed è questo, disse Allah l'Onnipotente, e il pellegrinaggio avviene nei mesi ben noti. Chi decide di assolverlo, si astenga dai rapporti sessuali, dalla perversità e dai litigi. Durante il pellegrinaggio, Allah conosce il bene che fate, fate provviste, ma la provvista migliore è il timore di Allah. E temete me, voi che siete dotati di intelletto. E il pellegrinaggio è il quinto pilastro dell'Islam con il quale si perdonano i precedenti peccati e si scrive un nuovo certificato di nascita al credente. Di questo il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chiunque compia Hajj, cioè il pellegrinaggio, e non ha relazioni sessuali con sua moglie, non commette peccato né contesta ingiustamente durante Hajj, quindi ritorna dal Hajj come puro e libero dai peccati come nel giorno in cui sua madre lo ha partorito. Il pellegrinaggio è una grande opportunità per insegnare le virtù e i morali sublimi che fanno il musulmano temere Allah, l'Altissimo, e farlo controllare le passioni e le estensioni dell'anima, trattare gli altri in una buona maniera, applicare l'etica e le virtù dell'altruismo e non dell'abbondanza, e rinuncia all'astinenza e non alla domanda e alla volgarità. Poiché il musulmano impara l'accuratezza nelle parole e nelle azioni, l'impegno e la disciplina, il bisogno attraverso l'argomento deve applicare nella pratica i valori e l'etica dell'Islam. La scuola del Hajj ha raggiunto le sue implicazioni morali e comportamentali. Affermiamo che Al-Hajj, cioè il pellegrinaggio, è un messaggio di pace per l'intero universo. È una pace intera per la persona stessa e a tutti che vivono attorno a lui. Il pellegrino non litiga, non discute, non provoca gli animali, non li aliena o li uccide. Disse Allah: o voi che credete, non uccidite la selvaggina se siete in uno stato di consacrazione. La propagazione della pace non è limitata all'uomo e agli animali, si estende anche alle piante. Al pellegrino viene ordinato di rendere la pace anche alle piante. E il nostro profeta, pace e benedizione di Allah, di lui disse: questa città è una città sacra, Allah la santifica. È vietato tagliare le spine, cacciare la selvaggina o fare la scoperta se non da questo chi lo sa. Aiuta il musulmano a imparare a tenere il suo fastidio lontano dagli esseri umani, dagli alberi, dalle pietre, dopo il suo ritorno dal pellegrinaggio. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: questo paese è sacro per Allah, non si rafforza la parpa, cioè non si taglia e non disubbidisce. Non c'è dubbio che questo è un addestramento e una riabilitazione per il musulmano per liberarsi dal danno che potrebbe causare agli esseri umani, agli alberi e alle piante dopo il suo ritorno dal Hajj. E il profeta, pace e benedizione di Allah, su di lui ci insegna che il musulmano è colui dal quale la lingua e la mano degli altri sono al sicuro. Durante il sermone dell'addio, disse il profeta: vi informo del credente, è quello da cui gli uomini sono sicuri per i loro corpi e anime. Il musulmano è colui, scusate,
il musulmano è colui dalla cui lingua il popolo è salvo, e il mujahid è colui che combatte contro le inclinazioni della sua anima mediante l'obbedienza di Allah, mentre l'emigrante è colui che abbandona peccati ed errori. Tra le buone opere con cui il servitore fedele potrebbe avvicinarsi ad Allah, gloria a Lui, c'è il digiuno, che è tra le migliori forme di obbedienza e le opere più pie. Allah, esaltato sia Lui, glielo attribuì, dove disse in un divino hadith: qualsiasi atto compiuto dal figlio di Adamo sarà ricompensato a lui, tranne il digiuno, la cui ricompensa mi appartiene. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chiunque osservi il digiuno un giorno sul sentiero di Allah, Allah salverà per questo giorno la sua faccia dall'inferno da una distanza di 70 anni. Per i primi 9 giorni di Zulhijja è consigliabile che il musulmano osservi il digiuno il più possibile. Questa è una delle opere amate da Allah, gloria a Lui, in particolare il giorno di Arafat per i non pellegrini. Sono le azioni virtuose e desiderabili con le quali il credente si avvicini ad Allah, gloria a Lui, in questi giorni benedetti di digiuno. Il digiuno è uno dei migliori atti di adorazione e la fine della vicinanza. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chi digiuna nel giorno per amore di Allah, Allah fa allontanare la sua faccia dal fuoco 70 volte. Quindi è un atto preferito. È consentito a un musulmano digiunare il 9° giorno di Zulhijja quanto può. È preferito da Allah, in particolare il digiuno nel giorno di Arafat per i non pellegrini. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, gli dedicò una determinazione nei primi 10 giorni di Zulhijja dicendo: confido in Allah, gloria sia a Lui, che il digiuno del giorno di Arafat assolva i peccati di un anno passato e un anno avanti. Conteniamo nel nostro discorso anche il giorno di Arafat, è uno dei giorni assistiti dove Allah l'Altissimo mostra la sua misericordia e perdono ai suoi servitori, perdona i loro peccati, ascolta le invocazioni, dissipa gli inconvenienti e fa sfilare gli abitanti dei cieli e della terra. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Allah libera la maggior parte dei suoi servitori dall'inferno ai tempi di Arafat. La sua misericordia si sta avvicinando e sta facendo uno spettacolo ai suoi servitori alla presenza dei suoi angeli. È in questo giorno che Allah perfeziona la religione ed esegue il beneficio. Secondo Omar ibn al-Khattab, che Allah sia contento di lui, che c'era un ebrio, oppure che un ebrio mi disse: o comandante dei credenti, nel tuo libro, cioè il Corano, c'è un verso che reciti: se ci fosse rivelato l'ebrei, avremmo preso il giorno della sua rivelazione come una festa. Omar gli chiese: che versetto è? L'ebreo rispose: oggi ho compilitato la tua religione per te e ho fatto il mio favore su di te e approvo l'Islam come religione per te. Omar disse: sappiamo in quel giorno c'è è stato rivelato e il luogo della rivelazione era il giorno del venerdì sul monte di Arafat. È anche consigliabile che i musulmani invocino immensamente Allah, gloria a Lui, in questi giorni. L'evocazione è l'animazione delle anime con cui si realizza la serenità. Allah, gloria a Lui, disse: coloro che credono, che rasserenano i loro cuori al ricordo di Allah, in verità i cuori si rassereneranno al ricordo di Allah. E il profeta, pace e benedizione di Allah su lui, disse: i giorni in cui le buone azioni sono più amate da Allah sono quei primi 10, durante i quali continuate a dire: non c'è divinità se non Allah, Allah è il più grande e lode ad Allah.
Il nostro maestro Omar, che Allah sia contento di lui, ripeteva: "Allora è il più grande nella sua tenda a Mena. Quelli nella moschea e quelli nel mercato lo hanno ascoltato, hanno ripetuto la stessa formula, al punto che le voci scuotevano gli angoli di Mena." In questi giorni, Ibn Omar al-Khattab, Ibn Omar, che Allah sia compiaccia, di lui e di suo padre ripeteva: "Allah è il più grande di Mena dopo le preghiere sul suo letto, nella sua seduta e durante il suo cammino." È quindi consigliabile che il musulmano alzi la voce con questa formula in questi giorni per dichiarare l'esaltazione di Allah, gloria a Lui. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: "Vuoi che ti informi delle tue migliori opere che elevano i tuoi ranghi? Sii più gentile con il tuo Signore, sii più meritorio nel dare in beneficenza con l'oro e l'argento, o di incontrare in battaglia i tuoi nemici col pendoli al collo e ti violentano il collo." Risposero: "Sì, o profeta." Il profeta rispose: "Questa è l'evocazione di Allah." Muaz ibn Jabal, che Allah sia compiaciuto di lui, ha detto: "Il ricordo di Allah è la migliore azione che potrebbe salvare il figlio di Adamo dal fuoco." Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dell'Universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Quindi, e miei fratelli nell'Islam, tra le opere sublimi con cui il servitore si avvicina ad Allah, gloria a Lui, in questi giorni c'è il sacrificio. Questo è uno dei rituali divini, obbedienza alla dottrina di Abramo, ed è una prova della sunna del profeta Muhammad. A questo proposito, Allah, gloria a lui, disse: "Questo è prescritto, e chiunque esalta le sacre ingiunzioni di Allah si ispira alla pietà dei cuori." Alla domanda sul sacrificio, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: "Questa è la tradizione del vostro padre Abramo." Disse anche: "Il lavoro più accettabile che il servitore deve svolgere il giorno del sacrificio è quello di versare il sangue di un animale. Questo verrà nell'ultimo giorno con le sue corna, i capelli e le unghie. Il sangue è accettato da Allah prima di cadere a terra, quindi offrite volentieri il sacrificio." Il sacrificio è una delle forme di solidarietà sociale che diffonde l'affetto, l'interclemenza e la coerenza tra gli individui nella comunità. Quando il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, realizzò la presenza di indigenza collettiva, disse: "Chiunque compia un sacrificio, non lasciarlo a casa più di 3 giorni." L'anno seguente la gente chiese: "O profeta, dobbiamo fare come l'anno scorso?" Lui rispose: "Mangialo, donatelo ai poveri e conservatelo." L'anno scorso la gente era così povera e volevo che tu li aiutassi. Quindi, dove si trovano benessere, facilità e generosità, l'ordine profetico, mangiarlo, darlo ai poveri e conservarlo, da applicare. Ma quando ci sono l'indigenza e la carestia, si applica l'ordine profetico: chiunque compie un sacrificio non lo terrà dopo 3 giorni. Per quanto riguarda il sacrificio, si può essere realizzato macellando, o lo si fa anche acquistando il buono del sacrificio. Certamente questo aiuta ad aumentare le utilità del sacrificio, specialmente per coloro che non hanno i mezzi per distribuirlo correttamente. Mentre attraverso il bene oppure il buono del sacrificio potrebbe raggiungere i suoi veri meriti, crea più interesse, vantaggi e aiuta a portare il bene a coloro che meritano con dignità e nobiltà. È molto meglio per i ricchi combinare le due cose, macellare, scusa,
macellare il sacrificio per espandersi alla sua famiglia e ai suoi parenti e acquistare i buoni per aiutare i poveri nei luoghi più bisognosi. Il musulmano deve anche moltiplicare le buone opere e la cui utilità comprende tutto il popolo, tali enti di beneficenza per portare gioia ai miserabili e ai poveri. Allah, gloria a lui, esorta la carità dicendo: O voi che credete, elargite di quello che vi abbiamo concesso, prima che venga il giorno in cui non ci saranno più commerci, amicizie o intercessioni. E negatori sono coloro che prevaricano. In uno dei suoi detti, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: L'elemosina non fa mancare mai il vostro denaro. Quanto abbiamo bisogno alla solidarietà, alla clemenza o anche alla compassione verso gli altri. Seguitando il metodo del nostro profeta, pace e benedizione di Allah, quando disse: I musulmani sono fratelli. E il musulmano non dovrebbe né commettere l'oppressione su un altro musulmano, né rovinarlo. È colui che soddisfa il bisogno di un fratello, Allah avrebbe soddisfatto i suoi grandi bisogni. E chi solleva un musulmano dalle difficoltà, Allah lo solleva dalle difficoltà a cui sarebbe stato sottoposto nel giorno della resurrezione. E colui che non ha esposto le folie di un musulmano, Allah avrebbe nascosto le sue folie nel giorno della resurrezione. Ogni musulmano deve dare in beneficenza. La gente chiese: O profeta di Allah, se qualcuno non ha niente da dare, cosa farà? Disse: Dovrebbe lavorare con le sue mani, trarne beneficio e anche dare in beneficenza da ciò che guadagna. Il popolo chiese inoltre se non riesce a trovare nemmeno quello, e le rispose: dovrebbe aiutare i bisognosi che chiedono aiuto. Quindi la gente chiese se non può farlo, e le rispose: quindi dovrebbe compiere buone azioni e tenersi lontano dalle azioni malvagie, e questo sarà considerato come azioni benefiche. O Allah, aiutateci ad invocarti e ringraziarti ed a compiere gli atti di culto al modo migliore. Grazie dell'ascolto.